Ecco. Prima avevo accanto a me dei libertà, avevo corridori di tasse, poi io credevo anche nei corridori che avevo a fianco a me, ho sempre dato il massimo per i corridori che lavoravo, mi ritengo un gregario ancora tuttora, qui oggi mi è stato dato via libera perché avevo parlato con i miei dirigenti e avevo detto che sto bene. Un giorno che questa tappa qui l'avevo guardata già due o tre giorni fa, mi piaceva, ho detto sarà un arrivo che si arriverà in pochi, voglio provare a fare la mia tappa, mi hanno dato il loro consenso e ho fatto quello che dovevo fare, sono stato lì davanti, ho sofferto, ho tenuto duro, alla fine ho trovato uno scarpone che per me andava forte, ha fatto una progressione che ai 400 metri all'arrivo avevo sempre quei 10-20 metri che non riuscivo a chiudere, però ho pensato dentro di me non può andare così fino all'arrivo, e nel momento che lui si è seduto e si è girato, ha visto me, ho pensato sarà tutto anche lui, allora in quel momento ho detto devo dare quello che non ho, cioè ho dato il massimo che avevo nel mio corpo. Dopo l'arrivo, non so se avete visto, non riuscivo più a capire dov'ero, ero veramente stremato. Cosa è stata più bella secondo me? Perché avevo dietro di me un mio amico, avevo dietro di me un fuoriclasse, e questa vittoria la dedico anche a lui perché so quello che ha passato, che sta passando. E per me vincere oggi è, diciamo che ora, da ora in oggi poi la mia squadra sarà un po' più tranquilla e lavoreremo tutto per Roma, pensando alla prossima settimana. Senti, quest'anno voi della Scala sarà stato benissimo, avete fatto dei numeri incredibili, Gattarocco, poi tu, i Blinsky, cioè. C'è qualcosa che è cambiato quest'anno nel modo di allenarvi, nella programmazione, insomma, dietro ci sono tanti sacrifici, questo ve lo posso assicurare, io da gennaio che ho tralasciato la mia famiglia, sono stato sempre in altura, allenamenti duri, ho faticato tantissimo, dopo sono stato sull'Etna più di 50 giorni quest'anno. Ho lavorato tanto in salita, ho lavorato tanto per aumentare un po' la mia forza così in salita e sono andato a Trentino che veramente avevo più mal di gambe che testa e poi piano piano sapevo che dovevo arrivare alla condizione dove dovevo arrivare e ora sono qui e mi ritrovo con una vittoria e posso fare ancora un buon giro. Paolo, tu hai detto che l'anno scorso era più bello, l'anno scorso Montadocchi ha lasciato le vittorie, questa volta tu la conquisti. Normalmente dovrebbe essere il contrario, no? Beh, diciamo, l'anno scorso me l'ha lasciata Alberto, però avevo dietro Alberto. Lui, si sa, quando contro di lui in salita c'è poco da fare, e quando parte lui è un altro passo. Quest'anno l'ho cercata, l'ho voluta questa qui perché erano tre giorni che la studiavo e mi sono mentalizzato. E poi quando una cosa la vuoi e ci metti la testa, la ottieni. Non ti è mai venuto in mente che se tu avessi fatto una carriera non da gregario, magari ti saresti preso delle belle soddisfazioni in tappe di montagna o media montagna? Sì, quello può anche essere, però sai, non tutti sono campioni o fuori classe, io non mi ritengo né campione né fuori classe, sono un ottimo corridore, uno che ha la testa, uno che fa sacrifici, uno che vive per il ciclismo, non si è mai montato la testa, ha sempre avuto accanto a sé corridori buoni. Ho sempre ascoltato quello che mi hanno detto i miei dirigenti, non ho mai più avuto pretese, però dentro di me so che ho un buon motore e adesso lo sto tirando fuori.
però sono sempre qui a questo giro a lavorare per il mio legato, non sono qui e non mi monterò la testa, poi strada facendo si vedrà. Come giudica Scamponi, perché non si sa nulla su di lui, ha detto poi il Trentino, come lo vede? Scamponi è in crescita, oggi la sua progressione penso che abbia messo, mi ha fatto male un po' a tanti corridori, ha dimostrato che giorno per giorno sta crescendo come condizione, lo ritengo uno dei papabili per la vittoria a questo Giro d'Italia. Vediamo, perché l'ultima settimana c'è veramente da avere le gambe e soprattutto la testa e la squadra. Paolo, scusa, il prossimo anno è parte scherzosa la domanda, il prossimo anno ti toccherà lavorare per Nibali? Questo non lo so, guarda, non lo so, può essere che ci saranno dei cambiamenti, non lo so, perché ho delle richieste, però io ho il contratto e lo rispetto. Paolo, tu rimani lì? Sì, sì, c'ho il contratto, io rispetto quello che ho, perché non voglio creare casini, anche se so che qualcuno sta pressando perché mi vuole assolutamente. Paolo, tu hai dedicato questa vittoria a Conte d'Oro e hai detto so quello che sta passando. La tua, non sapere se è una solidarietà umana per l'amico che ha sbagliato, oppure se tu lo ritieni vittima di una giustizia. Ma io su queste cose qua non voglio entrare in merito. Io sono un amico suo, ho vissuto quello che è successo, sono stato al processo perché lo sapete tutti, e non lo so, mi è dispiaciuto, cioè, posso immaginare un fuoriclasse cosa sta passando, stando guardando la TV. Questo, e vi dico tutto, è quello, per la mia, per il bene che ti voglio, perché per il rispetto del corridore che è. Paolo, tu prima hai parlato della tua preparazione, del lavoro che hai fatto in salita. Prima di questo giro ti abbiamo visto piazzato in più di un'occasione, quindi hai fatto anche dei lavori specifici sullo spunto veloce per migliorarlo? No, quello no, perché diciamo che quelle volate che ho fatto non è che c'erano velocisti, c'erano tutta gente di passito scalatore, gente che aveva la condizione per arrivare davanti. E io stavo bene, mi buttavo nella volata facendo quello che potevo, ma non è che sono un velocista, anche se in gruppo ormai mi chiamano Mario.